Ritorna al Borsone Perfetto in un'edizione speciale. Benvenuti su Danza con Gio. Oggi, dato che siamo nel mese di giugno, dato che ieri c'è stato uno spettacolo, un saggio finalmente dopo 2 anni di fermo, mi sembra giunto il momento di parlarvi del Borsone Perfetto in occasione di un saggio di danza. Consigli che dovete prendere veramente come preziosissimi, perché io di saggi di danza ne ho fatti un miliardo e mila. Un miliardo mila è bellissimo, cioè segnatelo, commentate tutti con miliardo mila, è bellissimo. Ho fatto talmente tanti spettacoli che penso di essere una delle persone più indicate per darvi dei consigli in merito alla borsa perfetta per un saggio, evitando di mettere troppe cose o troppe poche, soprattutto per evitare di dimenticarsi qualcosa. Spero che vi possa essere utile. Lasciatemi un mi piacino sulla fiducia e andiamo a incominciare. Cosa serve per un perfetto borsone per un saggio di danza? Prima di tutto, una borsa adeguata. Se avete pochi balletti è inutile portarsi un borsone immenso, portatevi una borsa che permetta ai vostri costumi di non essere tutti schiacciati, di avere a portata di mano comunque tutte le trousse varie ed eventuali le varie bustine, di avere tutto fondamentalmente in ordine, quindi non tutto rincagnato, buttato in fondo a un borsone. Io propongo per esempio alle bambine, le bambine che hanno uno o due balletti al massimo, magari che hanno di quei costumi che si possono piegare facilmente, un bello zainetto che può contenere tutto ciò che serve per una bambina. Invece chi ha 14.000 balletti, io consiglio il trolley. Sembra una cavolata, però il trolley è una di quelle cose che può permetterti di avere veramente tutto a portata di mano, poi basta aprirlo e tu hai tutto lì già schierato, pronto per i tuoi cambi veloci. Scegliete bene la borsa più comoda e più pratica, soprattutto per contenere tutto quello che vi serve per un saggio. Ritorniamo su un argomento che avevo già portato in un video dedicato al borsone perfetto, ovvero le bustine. Lo metto qua sopra magari il video in questione. Vi avevo elencato dei vari tipi di bustine che potete mettere normalmente nel vostro borsone. Io vi consiglio di inserire nel borsone dedicato al saggio una bella bustina con trucchi base, palette di ombretti, eyeliner, mascara, rossetto che quest'anno non servirà perché abbiamo le mascherine, però trucchi base, ecco, insomma, quello può servire sempre. E nella bustina dei trucchi potete anche metterci dentro orecchini dimenticati, anelli che vi siete dimenticati di togliere, braccialetti, mutande strane o cose del genere. Quindi sicuramente la bustina dei trucchi è molto utile, così come la bustina pettinatura, immancabile, mai bisogna dimenticarsela quella, nemmeno nella vita normale. E poi la busta del cucito, quella può essere veramente, vi può salvare la vita, perché nei saggi presi dall'ansia, presi dal cambio veloce o da qualunque altra cosa, capita molto molto spesso, più spesso di quanto pensiate, che si rompa un costume, il laccio della punta, qualche cosa. Nella bustina del cucito non devono mancare ago e filo ovviamente, ma anche delle spille da balia. Le spille da balia sono tipo l'oro dei saggi di danza. Se avete le spille da balia diventate tipo dio nei camerini, cioè nel momento in cui voi tirate fuori una bella blister di spille da balia vengono a cercarvi tutti per avere una spilla da balia, quindi io vi consiglio di averne in gran quantità, perché non darle è impossibile, dato che nei saggi normalmente ci si aiuta tutti. Però ago e filo ancora meglio, cioè se siete bravi a cucire, se avete un po' di dimestichezza molto meglio, ci vuole veramente niente. In caso di emergenza la spilla, però in caso di emergenza un po' più blanda ago e filo è molto meglio. Acqua a volontà, io suggerisco di portarsi dietro almeno una bottiglia da 2 litri d'acqua, perché non è come a danza, no, nella danza normale, ecco, diciamo, che bevi perché comunque fai attività fisica e devi reintegrare, ma c'è anche il discorso dell'adrenalina, della velocità, del correre a destra manca, quindi fai tipo il doppio della fatica e dell'ansia rispetto al solito, quindi l'acqua è immancabile, soprattutto se come me ti vengono delle crisi d'ansia pazzesche. L'acqua, bere l'acqua aiuta tantissimo, quindi portatevi una bella bottigliona d'acqua e riempitela. Quando la finite riempitelo, assicuratevi che qualcuno ve ne vada a prendere un'altra, perché altrimenti è un disastro. Un'altra cosa molto utile, soprattutto per chi fa tanti balletti, è avere tutti i costumi ordinati ed etichettati. Poi, che scegliate di metterli imbustati, che scegliate di metterli appesi, che scegliate in qualche modo
di ripiegarli, metterli in ordine per un cambio veloce, però devono essere tutti etichettati. Questo perché? Perché quando ci si trova in teatro o all'aperto, insomma, in un posto dove si cambia tanta gente, non avete il vostro camerino privato, capita molto spesso che nella fretta uno butta qualcosa per terra e poi non lo trova più. Se voi etichettate tutto, mettete almeno le vostre iniziali da qualche parte o un segnetto, una crocetta, quello che vi pare. Possibilmente che si possa rimuovere perché magari non è il vostro il costume, magari avete noleggiato, magari è in prestito, cose del genere, però se l'avete etichettato almeno lo potete ritrovare in qualunque caso, che sia durante lo spettacolo, alla fine dello spettacolo o successivamente allo spettacolo. Quindi etichettate tutto e mettete tutto in maniera ordinata e ogni volta che ne avete l'occasione durante lo spettacolo mettete in ordine tutto quello che vi indossate e poi togliete, perché altrimenti perdete tutto. Parlo per esperienza, io ho perso un sacco di roba durante i saggi, scarpe, salvapunta, punte anche ho perso, forcine, cose in testa, cioè ho perso veramente un sacco di roba, non sempre perché qualcuno se li sgraffigna, ma proprio perché sei lì che raccogli la tua roba e ti capita di prendere su qualcosa di non tuo. Quindi etichettate tutto, mettete tutto in ordine e fate le personcine educate e ordinate. Un'altra cosa molto utile da mettere nel proprio borsone sono le scarpe, delle scarpe da saggio. Le scarpe da saggio non sono altro che le scarpe che usate normalmente a lezione, credo, suppongo, non credo che tutti vadano a comprarsi delle scarpe apposite per il saggio, ma tirate a lucido, quindi belle pulite, sistemate, ricolorate, insomma. Le scarpe da saggio non devono avere le classiche macchie da allenamento, quindi faccio l'esempio delle punte che hanno tipo degli aloni neri, dopo un po' cercate di mantenerle pulite, ecco, per il saggio vi mettete lì con la gomma pane e ve le pulite tutte. Stessa cosa per le scarpe dei pop, stessa cosa per le mezze, insomma, devono essere tutte linde pinte per il saggio. Altra cosa, così come per l'acqua, che dovete assolutamente avere nel vostro borsone è uno snack che può essere dalla fruttina, possibilmente di quelle che non marciscono, cioè che ve la mettete la mattina e ve la dovete mangiare entro sera, oppure una barrettina, insomma, qualcosa di leggerino. O degli integratori da mettere sempre dentro l'acqua, perché per lo stesso motivo per l'acqua dell'acqua, ovvero che è una situazione di molta ansia, di molta adrenalina, quindi ancora di più bruciate zuccheri, bruciate energie e avete assolutamente bisogno almeno in un momento della giornata di reintegrare, quindi quello deve esserci, la bustina con il cibo ci deve essere sempre. In ultimo, utilissimo, la Bibbia dei ballerini, scaletta e appunti. Non so se voi avete a disposizione la scaletta stampata piuttosto che la scaletta scritta, magari ve la ricopiate, calcolate bene tutte le tempistiche, scrivetevi tutto, scrivetevi i pezzi di costume che vi servono. Possono servire a voi, a chi vi aiuta nei cambi veloci, possono servire a chiunque. Ecco, insomma, quando qualcuno ha bisogno di un'informazione, almeno voi ce l'avete lì e potete darla a chi serve. Più appunti vari ed eventuali, quindi se l'insegnante vi ha mandato tot messaggi con scritto ricordati questo, ricordati quello, voi scrivetevi tutto e ve l'appiccicate qua, 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 sul muro, ovunque. E detto ciò, questo elenco è finito. Spero che vi sia stato utile. Fatemi sapere nei commenti se avete altri consigli da dare a chi fa un saggio per ricreare il proprio borsone perfetto. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto, se pensate che questo video possa interessare i vostri amici, parenti, conoscenti, condividetelo su tutti i vostri social, se vi piace questo canale e quello che faccio sulla piattaforma iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo il 10 di giugno con i preferiti di Joe, invece ci vediamo col prossimo Danza con Joe il 14 di giugno. Un bacione e ci vediamo alla prossima!